Ha parlato, seppur di sfuggita, anche delle riammissioni il presidente della regione Massimiliano Fedriga, conversando oggi con i giornalisti a margine di un incontro istituzionale. Fedriga ha inquadrato la questione, tornata prepotentemente alla ribalta anche in seguito alla visita ieri a Trieste del sottosegretario agli interni Prisco, in un contesto più ampio che, ha ribadito, vede la regione impegnata costantemente. Io sono in contatto col ministro Piantedosi, l'ho sentito proprio nella giornata di ieri, e su questo stiamo lavorando. Come dicevo, ho detto più volte, dobbiamo mettere in campo misure parallele che possano lavorare insieme per limitare gli ingressi di immigrati irregolari, che è diventata una situazione insostenibile, per il nostro tessuto sociale e economico, ma penso anche per un principio di tutela delle persone. In questi giorni il Friuli Venezia Giulia sta preparando la manovra finanziaria che, ha sottolineato Fedriga, parte da un dato positivo. Una manovra che ha disponibilità di risorse importanti grazie anche alle negoziazioni che abbiamo fatto con il governo e devo dire anche alla crescita che c'è stata in regione negli ultimi 2 anni, una crescita sopra le aspettative, la più alta a livello nazionale. Un'importante posta sarà dedicata alla sanità, però, ha spiegato il Presidente, al momento la Giunta sta valutando emendamenti che riguardano anche altri settori. Abbiamo oggi emendamenti legati un po' tutto dall'ambiente, abbiamo fatto misure per quanto riguarda l'agricoltura, per quanto riguarda tutte le direzioni sono state coinvolte, la cultura. Infine la questione dei Horse. Fedriga intanto respinge al mittente le accuse della consigliera PD Maria Grazia Santoro, ricordandole che ad aver promosso il decreto che impone il parere delle soprintendenze è stato il ministro PD Franceschini. Io ho già sentito il ministro San Giuliano. Per sollevare le criticità ci sono già degli emendamenti presentati a livello nazionale nella legge di bilancio. È sicuramente una situazione che va a burocratizzare e rischia di fare dei danni a un tessuto economico che non può, soprattutto post pandemia, con l'aumento del caro energia ed altro, essere penalizzato in questo modo, quindi stiamo lavorando. Sono ottimista.